Shanti e bentornati. La pratica dell'ascolto del nostro respiro in modo spontaneo prosegue. In questa nuova puntata andremo a guardare il nostro respiro dorsale e addominale, andando a proporre due posizioni dello yoga che ci aiuteranno a sentire com'è il nostro respiro. Ci portiamo in quadrupedia, guardiamo sempre quando ci sistemiamo in questa posizione che i nostri poggi siano corretti, quindi le mani siano sotto le spalle, le ginocchia sotto le anche, la schiena parallela al pavimento, la testa non è caduta ma è allineata. Se potete, le dita delle mani tenetele ben aperte. Diversamente, se sentite poi a lungo andare del fastidio ai polsi, va bene anche benissimo fare anche dei pugni. Andate a fare un po' di movimenti del gatto che vi sciolgono la colonna, inspirando, inarcate, espirando, fate la coppa. Se riuscite, cercate di far partire il movimento a livello dei fianchi, del bacino. Quindi, espirando, cominciate a richiamare il bacino e l'addome fino a colare lentamente con la testa. Quando avete appreso questo movimento, scusatemi, inspirando, ritornate a partire dalle anche. Quando avete appreso questo movimento, cominciate a sentire dov'è il vostro respiro, dove lo sentite a livello della colonna, a livello della schiena, a livello dell'addome. Vi confesso che per me questo è uno degli esercizi yoga, una delle tecniche yoga dinamiche più belle, più complete. Coinvolge diversi aspetti della nostra colonna, diversi aspetti del nostro corpo. Io trovo sempre beneficio in questa pratica. E dopo aver eseguito alcuni movimenti, vi portate sdraiati con l'addome a terra. Vi Inspirando, andate a portare due pugni proprio sotto la fronte. Respirate in modo spontaneo, naturale, non forzate nulla. Sentendo anche qui quali parti del corpo sono coinvolte. Quando siete pronti al prossimo inspiro, portate i gomiti sotto le spalle, così come mostro nel video, e continuate a respirare. Questa volta il capo lasciato un po' abbandonato verso il basso. Anche qui 6-8 respiri. Quando vi siete ascoltate in questa posizione, vi riportate giù e riportate in questa posizione con la testa appoggiata sul fronaccio, gomito, andando anche qui a sentire di nuovo dove si trova il vostro respiro. Posizione che potete anche esplorare nel letto quando volete addormentarvi. È una delle mie posizioni preferite quando vado a dormire. Sposto il braccio così riuscite a sentire meglio la mia voce. La posizione per il braccio aperto qui. Poi lentamente vi portate seduti,
comodi come preferite, scegliete voi sempre la posizione seduta. Io vi ringrazio per aver seguito questi esercizi di ascolto del nostro respiro e vi aspetto al prossimo video e vi auguro Shanti, pace.